La tanto attesa visita d'insieme è iniziata il 16 maggio presso la Casa Generalizia dei Salesiani, con una solenne Eucaristia presieduta da Don Tadeusz Rozmus, consigliere per la Regione Europa Centro e Nord. Don Francesco Cereda, il vicario del Rettor Maggiore, nell'omelia ha sottolineato che la visita d'insieme è un'opportunità per apprezzare la nostra ricchezza culturale, insieme alla diversità, e per invocare la grazia dell'unità. The team visit we begin today calls us to live an experience of unity in the diversity of the charism of Don Bosco. La sessione introduttiva è iniziata alle ore 9, alla presenza del Rettor Maggiore e dei consiglieri di settore, insieme a 55 altri membri, tra ispettori e membri dei consigli ispettoriali della zona atlantico tedesca nella regione Europa Centro e Nord. Moderatore della sessione è stato Don Josef Grunner, già ispettore della Germania. Nel suo discorso iniziale, il Rettor Maggiore ha ringraziato tutti per la loro presenza e, oltre a dare gli orientamenti generali dell'incontro, ha parlato di qualcosa di molto importante. Crediamo veramente che un punto prezioso in tutti gli incontri è veramente l'incontro personale, la nostra condivisione, la fraternità, pregare insieme, parlare tra di noi. Tutto quello che fa veramente la vita, anche con la nostra riflessione. La visita d'insieme prevedrà anche sessioni di preghiera, incontri fraterni, serate culturali, nonché una visita a Castel Gandolfo. Questa è la quinta visita d'insieme che il Rettor Maggiore e i suoi consiglieri compiono dall'inizio dell'anno. Le precedenti hanno avuto luogo in India, Thailandia, Paraguay e Bolivia. Una grande quantità di lavoro è stata necessaria per preparare l'appuntamento, della durata di 5 giorni. L'ultima sessione si svolgerà sabato e vedrà l'intervento finale del Rettor Maggiore.